Ciao ragazzi, ben trovati a tutti voi. Sabato 8 luglio del 2023. Partiamo con la nostra intro. Ben trovati ragazzuoli, ben trovati a tutti voi. Allora, vi ricordo come di consueto che nel sottopancia scorrevole e in descrizione ai nostri video trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti il mondo di Canale Forza Lazio, dal blog e quant'altro, insomma, senza che adesso vada a rischiare di essere ripetitivo. Allora, non mi sento di dire che quello di cui sto per parlare è una notizia, è un pur parler tra di noi, come al solito è uno spunto per farci una chiacchierata, come al solito chi commenterà sto video, come fa per tanti altri senza neanche vederlo, ormai si commenta nelle copertine, perché siamo talmente tanto pieni di noi, sicuri di noi, che per noi è scontato quello che si dice nel video. Basta vedere la copertina per sapere tutto. Andiamo bene. Vabbè, ma questo raga rientra ancora in quel vortice tortuoso di cui parlo sempre, della comunicazione, come si fa ma anche come si prende, come si apprende anche. Vabbè, lasciamo perdere, dai, sennò davvero rischio di essere troppo pesante e non mi va. Allora, prendiamola come una chiacchierata tra di noi. Chiaramente è una chiacchierata che è basata su cosa? Ve lo dico subito. Sapete che ho le mie fonti, i miei agganci a Napoli, e questa volta il Napoli c'entra vivamente in prima persona con la Lazio. L'avete capito dalla copertina, parliamo di Milinkovic-Savic. Allora, facciamo un attimino un riepilogo, in modo che diamo in là questo sabato con le idee in linea di massima chiare. Milinkovic ha ricevuto un'offerta dall'Arabia, un'offerta molto ricca, un'offerta che per ora ha messo in stand-by, ok? Per ora la sta prendendo in considerazione, ma non è la sua priorità. Non è un segreto il fatto che Milinkovic abbia un accordo già dallo scorso novembre con la Juventus, un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione, ok? E fin qui è pacifico. Però poi dall'altra parte c'è la Lazio, c'è l'Udito che non molla un centesimo, non molla un metro, non molla niente, lui 40 vuole e 40 si è messo in testa. E anche questa è una certezza che abbiamo. E allora, ieri è cominciata a rimbalzare una voce che ha una sua logica, ce l'ha. Dal mio punto di vista, qua parlo del parere personale, questa è una voce che, per quanto mi riguarda, ha una sua logica per come è venuta fuori, per come è strutturata. Anche perché va a fare scopa con altre situazioni legate a notizie di Lazio, delle quali abbiamo letto nelle settimane passate. E allora ho fatto un paio di telefonate a Napoli. Uno mi ha detto proprio senza se e senza ma: Manuel, Zielinski non si muove da Napoli, a breve rinnoverà con il Napoli, punto. L'altro, che campa di Napoli, vive di Napoli, come il mio primo contatto, invece mi ha detto che si stanno facendo sempre più insistenti le voci riguardanti Zielinski alla Lazio. E allora poi torno alla stretta attualità, alle notizie di ieri, e comincio a vedere che ci sta scritto che il Napoli avrebbe, giusto sempre usare il condizionale, avrebbe
fatto un'offerta alla Lazio per Milinkovic. E fin qua chi è che non vuole Milinkovic? Questo fa tutto il gioco della Lazio, attenzione, perché più più ci sono abboccamenti su Milinkovic, più la Juve ha fretta di prenderselo e la Lazio corre meno il rischio di perderlo a zero. Così le notizie circolate ieri dicevano di un'offerta presunta fatta dal Napoli alla Lazio, un'offerta di uno scambio di giocatori. Ok? Milinkovic al Napoli, Politano e Zielinski alla Lazio. Politano da Roma, mi hanno detto, giocatore non gradito a Sarri. Da Napoli sono pronti a scommettere che Politano è uno dei nomi che ha fatto Sarri, non come prima alternativa, perché il primo sappiamo che è Berardi, è uno dei nomi presenti nella famosa lista di Sarri. E attenti, perché quando arrivano notizie riguardanti Sarri da Napoli, soprattutto da quelle che reputo fonti per me attendibili, bisogna sempre tenere un occhio aperto, un orecchio aperto. Fatemi subito ribadire una cosa, perché io ci tengo ad essere trasparente e corretto: non vi sto dando una notizia di mercato, ok? Questo sia chiaro, ragazzi, non vi sto dando una notizia, aspettate che arrivano le telefonate, non vi sto dando notizia mercato, questo è un pur parlé tra di noi, basato sul fatto che girano queste voci da ieri con insistenza del Napoli, e in più vi aggiungo che i rapporti tra Lodito e De Laurentiis sono diventati improvvisamente ottimi, hanno chiarito tanti attriti, così come con Cairo, attenti anche là. Quindi, se ci andiamo a pensare bene, qua è una riflessione, una chiacchiera tra tifosi. Milinkovic lo devi da via. Politano ti potrebbe piacere. E soprattutto Zielinski, che è, questo ve lo dico io, la prima alternativa indicata da Sarri per sostituire per sostituire Milinkovic. Zielinski è il regime di svincoli, o meglio, tra un anno si svincola, vive la stessa identica situazione di Milinkovic. E Milinkovic, ve l'ho detto mo, pure lui, lo sappiamo tutti, se il contratto scade il prossimo anno, e se Napoli e Lazio si facessero un favore reciproco scambiandosi i giocatori e evitando di perdere a zero dei grossi capitali tecnici, allora il Napoli ci guadagna Milinkovic e va bene, la Lazio ci prende i soldi che ha chiesto. Perché, ragazzi, attenzione, nelle considerazioni che dobbiamo fare quando ci sono degli scambi di calciatori o aggiunta di calciatori all'interno di una trattativa, raga, i calciatori, vi dovete immaginare dei bigliettoni di euro con i scarpini, nel senso, oltre che il calciatore, comunque il calciatore stesso rappresenta un valore di mercato, è un capitale della società, non è che te stanno a da zero, te stanno a da solo il giocatore che scende in campo, no, ti stanno dando anche il valore di mercato del giocatore. E allora il Napoli così te li copre 40 milioni di Milinkovic. Non credo ci siano dubbi sul fatto che tra Zielinski e Politano 40 milioni d'euro di mercato ce l'abbiamo puliti proprio. Quindi la Lazio ha salvaguardato il suo capitale. Dall'altra parte il Napoli cosa fa? Perde Politano, che non è più nella lista degli incedibili. Evita, proprio come la Lazio, una perdita di capitale a zero, Zielinski. Cioè, se andiamo a ragionare a carte ferme, a bocce ferme, questa sarebbe un'operazione che farebbe comodo a tutti, raga, a tutti.
E fin qua finisco una prima parte della mia riflessione. Poi chiaramente il Napoli è in grado di garantire 6 milioni a Milinkovic come fa la Juve? Milinkovic vuole andare al Napoli, seppur squadra campione d'Italia, a giocarsi la Champions, o preferisce la Juventus per gli accordi pregressi presi? Ecco, queste sono le situazioni che potrebbero entrare in ballo. Spesso, ragazzi, come è il detto, raccontando bugie, alla fine si dice una verità, una cosa del genere. Attenzione, perché c'è troppo una coincidenza di nomi che piacciono alla Lazio e di giocatori che piacciono al Napoli, perché onestamente a maggio a me spifferi molto molto flebili mi arrivarono sull'interessamento concreto del Napoli, mi arrivarono, ve lo dico proprio tranquillamente, cioè è un giocatore, ma raga, parliamoci chiaro, ho detto pure una mezza stronzata, ma chi è che non piace Milinkovic? Ma chi è che non piace? Allora, la situazione è questa, continuo a premere su questa cosa, tra gli arabi che spingono da una parte e tra il Napoli che adesso si aggiunge eventualmente, perché abbiamo solo fatto una chiacchiera su delle voci che si leggono qua e là, condite da qualche mio indizio che mi arriva, c'è pressione sulla Juve. La Juve fino a una settimana fa, 10 giorni fa, era sicura di sé, perché diceva tanto ormai è fatta, Milinkovic è nostro, possiamo anche aspettare, non ci sono problemi, il giocatore sta in parola con noi. E ho capito, le parole volano in aria, se campano in cielo vanno in aria, ragazzi, si usa dire. Quindi occhio a questa dinamica. Secondo me la Juventus è un po' meno sicura di sé sul fatto di prendere Milinkovic, e questo fa il gioco della Lazio, questo fa il gioco della Lazio, assolutamente sì. Ecco, facciamoci questa chiacchierata in questo primo video di sabato insieme, ditemi un po' cosa ne pensate. Il mercato è questo, si va a fantasticare, si va un attimino a parlare del più e del meno, questo mi sembra abbastanza chiaro, finché poi non arrivano situazioni ufficiali, no? Ecco, fatemi sapere, sono troppo curioso anche del vostro punto di vista. Scusatemi se mi sono un po' dilungato rispetto ai soliti video, però questa cosa, questa chiacchiera intorno a Milinkovic mi stuzzicava, ragazzi, ok? Un abbraccio forte, dai ragazzi, su, forza Lazio, ciao!